Ok ragazzi, in questo episodio affronteremo Nito, però prima di avanzare praticamente andiamo dal fabbro e in Evolvi Equipaggiamento, ultima icona, portiamo il randello occulto a randello divino. Una volta fatto questo, che poi vi spiegherò a cosa servirà bene questa cosa, possiamo proseguire. Ok, ritorniamo al santuario del legame del fuoco. E da qui praticamente meglio andare con la spada di Quelaag, perché i nemici sì, sono deboli, diciamo, ma sono numerici. Quindi andare praticamente con un'arma lenta e pesante come uno spadone ci porterà solo in difficoltà. In più, questi nemici praticamente ritornano in vita. Adesso, per farvi capire, il randello che abbiamo, quello divino, ammazza definitivamente gli scheletri, ok? Però perché l'ho voluta fare con la spada di Quelaag? Per farvi vedere anche un modo alternativo, perché sì, è vero, devo fare questa zona direttamente con il randello e fare prima, ma vi voglio far vedere una cosa. In poche parole, per non far tornare in vita questi scheletri, basta fare così. Cioè, vi spiego, ammazzando quello stregone, praticamente, e gli scheletri non torneranno più in vita. Quindi, almeno per prima di Nito, tutta la zona prima di Nito, diciamo così, si può fare anche senza un'arma divina. Dopo no. Dopo no, e lì vi farò vedere altre cose. Ok, proseguiamo. Questa zona è da praticamente runnare, come dico sempre, e ammazzare nemici e stregoni. Tutto qui, niente di che. Ecco appunto un altro. Ah, in questa zona, se esplorate bene, si trova un'arma buonissima. Si chiama, mi pare, è una specie di ascia, come quella della morte, diciamo. È veramente un'arma ottima. Se esplorate bene questa zona, cosa che io non farò, basta leggere la descrizione del video, il perché c'è scritto lì. Ma è davvero un'arma ottima, ragazzi. Allora, di qui dovete stare attenti a queste trappole, le statue praticamente, e in più a quei teschi che una volta triggerati esploderanno. Quindi prima li fate triggerare e poi potete tranquillamente proseguire. Qui praticamente, se avete visto, c'è una specie di ponte spinato, mettiamola così, con le spine sopra. Voi lo girate in modo che potete avanzare, anche se sì, vabbè, sì, diciamo che questa più o meno è la tecnica, è la tattica giusta. Ok, ammazziamo lo stregone. E qui troviamo, scendendo le scale, troviamo la seconda leva. Proviamo la seconda leva. E ritorniamo nella zona di prima, facendo appunto, ecco, questa capriola. Qui troviamo un falò. Per adesso, diciamo, questo falò è relativamente inutile. Poi vi farò capire il perché. Allora, qui tiriamo la terza leva e possiamo proseguire. Come vedete, praticamente è tutto così sta zona. Cioè, a meno che ovviamente non volete esplorarla come si deve, ma ci sta, ovviamente la mia guida è diversa. Ok, proseguiamo. I miei video, diciamo, sono un misto tra, sono una fusione tra una speedrun e una guida per avere le basi di Dark Souls. Tutto qui.
Da questa parte troviamo un attimo solo che mi sono perso di qua, sì. Scendiamo queste scale. Allora, a volte qui c'è un Black Knight, però può capitare che cade e si va a infilare qui dietro. Adesso vi faccio vedere qui. Voi lo combattete e niente, abbastanza forte perché lascia un moveset abbastanza strano, ecco. Allora ragazzi, co come avete visto abbiamo raccolto l'ascia e quell'ascia credo che molto probabilmente sarà la miglior ascia che terremo fino alla fine del gioco. Poi su quest'altro punto vi spiegherò perché prima di finire il gioco, come ho detto nello scorso episodio, ci saranno tante cose da spiegare. Ok, qui andiamo contro il boss più inutile di tutto Dark Souls, girandola. Adesso guardate quanto dura. Vabbè, ci sta, diciamo che... è così, eh. Vabbè. Allora, questa zona usiamo luce. E proseguiamo. Anche questa zona è da rannare. Vi ricordo che luce l'abbiamo raccolta dalla principessa Dusk dopo aver ammazzato l'idra. Abbiamo raccolto luce, invisibilità e mi sembra un'altra magia. Ah, riparare, quella che ripara le armi, sì. Allora, risaliamo. Allora, questo NPC vi tenderà una trappola se ascoltate quello che vi dice. Quindi, sapendo questo, arma pesante e lo sfondiamo così, proprio di cattiveria. Boom! Mi volevi trollare, eh? E vabbè, e niente, proseguiamo. Qui invisibilità perché sta zona è da rannare. Altra cosa, sì, è vero, se cadiamo di sotto nella zona di prima ci sono degli oggetti, ma relativamente inutili per il PG che per le statistiche PG che avremo alla fine, quindi ok, qui troviamo il falò e questo falò, ragazzi, sarà molto utile. Praticamente mettiamo luce e caduta controllata. Avanziamo in questo modo schivando gli scheletri. Scendiamo qui. Ah, altra cosa, se qui arrivate in forma umana troverete l'NPC Leroy. È abbastanza forte come NPC, se lo battete vi darà la sua arma che è Concessione. Abbastanza pesante, buono. Abbastanza buona come arma. Ok, allora, questa zona come vedete la sto sempre rannando. E vi spiegherò come combattere Nito. Step by step, come dice Sabaku. Ranniamo, ranniamo. Arriviamo qui. Dove sta Nito? Allora, catalizzatore, caduta controllata e questo è l'equipaggiamento, come avete visto. Quindi, caduta controllata, scendiamo. Tolgo il catalizzatore per via del peso e appunto non mi faccio danno da caduta. Una volta fatto questo, mi metto in fondo la mappa qui. Perché dall'altra parte ci sono teschi enormi, cioè praticamente scheletri enormi, e
e quelli faranno un bel danno, quindi noi affronteremo Nito da questa parte. Però ci sono degli scheletri piccoli come quelli di prima che sono immortali, ma noi, avendo il randello divino più 5, possiamo ammazzarli. Senza un'arma divina, gli scheletri purtroppo ritorneranno in vita. Infatti, se vedete, muoiono e non tornano più in vita. Adesso combattiamo contro Nito. Questa carica toglie un bel danno e anche questa un bel range, veramente un bel range. Ma è relativamente un boss semplice, a parte la carica, gli scheletri che rompono il cazzo, la telecamera che a volte va a puttane, ma vabbè, tanto ormai sono abituato, e una presa che mi farà tra poco, eccola. Allora ragazzi, quando vi fa questa presa, dovete premere tutti i dorsali velocemente. In questo modo, vedete, vi liberate e in più non prendete danno. Che poi non mi ricordo bene se quella presa toglie gli HP o le umanità. Adesso non voglio dire cazzate, ma l'importante è che voi vi liberate. Questo è poco ma sicuro. O che toglie qualche altra cosa, non mi ricordo bene, ma l'importante, ripeto, qualsiasi cosa, ovviamente è meglio che vi liberate. Ok ragazzi, Nito è quasi andato. Perfetto. E qui abbiamo ottenuto la seconda anima dei Lord. Allora ragazzi, da queste parti troverete anche l'armatura di Leroy, abbastanza decente, non buonissimo, ma perché no? E niente, mi scuso solo per la velocità dei video, ma la mia guida la farò così. Purtroppo, se no Dark Souls prende veramente troppo tempo. Cioè, dovrei fare praticamente una guida di 100 episodi per farvi vedere tutti i segreti, tutta la lore. No, non posso, ragazzi. Lo farei volentieri, ma non posso. Va bene, ci teletrasportiamo al santuario, come abbiamo fatto nell'episodio precedente, dopo il boss. Quella è la nostra casa, ecco. Alla prossima.